Quindi, senza troppo sorpresa, David è un pazzo e ha prenotato un party bus per andare giù in Messico, vero? Questo è David, signori e signori. Avremo una ride molto molto divertente. Ok, quindi a questo punto voglio fare una piccola introduzione. Questo è il video che ho fatto quando sono andato a prendere la barca di David in Messico, 2 giorni prima che mi facesse comunque una proposta di lavoro. Divertente, spero che vi piaccia. È un po' casinato, perché comunque spero che vi piaccia. Vai, siamo pronti per partire. The trip Hollywood. Yeah. 15 minuti all'arrivo. San Diego. Dopodiché dobbiamo fare un switch con su un RV di David. Un casino, ragazzi, poi vi spiego bene. E da lì andiamo con un RV fino a Tijuana. Vediamo come finiamo. Ok. Ah, David ha voluto formarsi in questo paesino prima di andare a prendere la barca. Questo è l'RV camper per 11 persone. Questo è un paesino molto caratteristico, troppo carino. È pazzesco come solamente in pochi chilometri dal confine tra San Diego e appunto qua siamo dopo Tijuana, totalmente un'altra cultura, ragazzi, è incredibile, drasticamente cambia, caratteristico, e quindi fa sempre bene venire in Messico, divertente. Ho offerto 20 o 30 aragoste e ora siamo in ritardo, dobbiamo andare perché la barca sarà pronta meno di un'ora, più o meno 45 minuti, anzi la barca sicuramente è già in acqua, non può stare troppo vicino alla nave che l'ha portata, quindi tanto sono riuscito, grandioso, sono troppo contento, noi ci vediamo giù in Ensenada Marina, ciao! Finally siamo arrivati, ora andiamo, sentiamo tutti sulla barca e andiamo. Where's Juanito? Juanito, hola Juanito, panga arriva in 5 minuti. Yeah, thank you, gracias. Quindi dobbiamo andare con la tempistica loro, perché comunque fatto così, ci vuole del tempo. Spero che il nuovo cappellino per il microfono tira via il vento, perché ultimamente ho avuto problemi con il vento, c'è un po' di vento. When they come, hold on, okay. When they come, you stand here and both of us you do like this. Okay? They're gonna come. Stiamo aspettando l'ingegnere. Non c'è un pazzo. Questa barca ci porta. Watch out, what the face? Questa barca ci porta alla nave che ha portato la barca di David. E quindi questo è un processo normale. Si prende questa barchetta, l'unica che ti porta chiaramente vicino alla nave. Questo è Ensenada. Sarà un lungo viaggio, signori. Come immaginavo, si aspettavo, siamo arrivati, le batterie sono secche. Ora dobbiamo aspettare che il generatore pompa le batterie e poi andiamo. Vai. Abbiamo acceso tutto, siamo riusciti a mettere in moto il tutto. Le batterie si sono ricaricate, quindi grandioso. Ora
andiamo verso l'hotel che dobbiamo fare check-in out dal Messico e poi San Diego. Come immaginavo, mancava una carta, quindi siamo qui in Messico, non possiamo uscire finché non abbiamo una carta. Quindi domani mattina la prima cosa da fare è andiamo in ufficio e finiamo le carte, partiamo. Intanto Roma nel pazzo ha comprato. Look at that. Look at that, beautiful. Oh my baby, that's my baby. Spostiamo la barca, passiamo la notte qui. Qua è bellissimo, c'è un tramonto fantastico, solo per darvi un'idea. What? Vai, quindi wow, abbiamo riposizionato la barca. Andiamo a cena, poi andiamo in centro, in Ensenada. Dopodiché andiamo a dormire. Andiamo a dormire perché sta una giornata lunga. Molto lunga. It's amazing. Oh. A handle, it opens up. Okay, Walter, do your thing. Don't fall in the water, please. No, it's impossible to take it up. If you get a wrench, you could. All right, guys. A wrench or cut it off? Brutta situazione. Sì. Sì. Quindi siamo in direzione nord. Ciao a tutti. Pretty choppy. Qua ci sono un bel po' di ondine. Funziona alla grande. Vi faccio vedere. Pretty choppy weather. Abbastanza mosso il mare. Ora siamo in direzione nord, San Diego. Aspettiamo la come si chiama? Custom Patrol, che praticamente viene a timbrare i passaporti. Controllo le carte. È stato un percorso abbastanza incredibile. Mancava la carta importante. C'era un errore di dittatura in una delle carte. Abbiamo dovuto rifare tutto da New York. Quindi abbiamo perso un giorno praticamente. Però è capibile. Siamo in Messico. Vai, quindi ora andiamo avanti e poi vi faccio vedere un po' la barca. Vabbè. Rallentare perché c'è l'oceano, è ingrandito di brutto. Quindi sto andando 15 nodi, che non è poi male, però il mare che c'è. Non so, Renzo Diego, arriveremo sicuramente un'altra ora e mezza. Bello, non c'è niente da dire. Questo è quello che mi piace fare. Siamo ancora in acque messicane e è peggiorata la situazione. Vedremo, vediamo. A 20 minuti da San Diego. Wow, è stata una... si è calmato, il mare si è calmato finalmente, l'oceano si è calmato. Questa qui dietro è Tijuana. Ora siamo riusciti ad andare un po' più veloci, quindi ci sono accorciate le tempistiche. Tre giorni che sono fuori e siamo arrivati a San Diego, ragazzi, finalmente. San Diego, siamo arrivati. Abbiamo fatto il check in and out qui a San Diego, lunghissimo perché avevamo 11 persone in questa barca. Quindi David con i suoi amici è dovuto partire, ha preso una macchina a noleggio perché devono essere in Los Angeles stasera verso le 8, e noi invece, io, il mio deckhand Kevin e l'ingegnere, portiamo la barca. Quindi saranno 5 ore, 4 ore e mezza, 5 ore a palla, perché è previsto poi un marettone abbastanza grosso, quindi dobbiamo viaggiare velocissimo. Di ondine, 25 nodi questo bestione, sono tanti, ragazzi. Questo va a 27 di crociera, bisogna toccare i 32 massima. Questo è il momento più bello, dopo tutto questo trambusto di carte, mica carte, il momento più bello di apprezzare la barca, quindi essere fuori in oceano, questo bellissimo tramonto. Scusatemi lo shakerio, però le previsioni non danno calma, quindi dobbiamo volare al più presto. Per questa media, alle 11 siamo in marina. Arrivati, 3 di mattino, ragazzi,
che dura. Però è stato troppo bello, divertente. Ora siamo qua in marina, però la barca è dal bottiare, perché domani cominciano i lavori, alcuni lavori che vuole cambiare. Perciò io ora vado in branda, ragazzi, e noi ci vediamo domani. Buongiorno a tutti, siamo arrivati finalmente dopo una incredibile 10 ore di navigazione con onde molto alte, devo dire. Ce l'abbiamo fatta, siamo arrivati stamattina alle 3:30 qui in marina. Ora la barca è fuori dall'acqua, bisogno di alcune cose da preparare prima che vada in acqua per un po'. È stata una cosa, ragazzi, è stato fantastico, è stato veramente tosta, divertente. Quando sei con David ci si diverte sempre molto molto molto, un sacco di onde, un sacco di come si dice, di tempo strano. Sono dovuto fermare all'ufficio un secondo, ora direzione Botiara again. Devo andare un attimino a vedere due cose con David e dopo vado a casa a dormire, perché sono cotto, ragazzi, cotto cotto e cotto stracotto. E quindi, ragazzi, che fatica, sono veramente stanco, ora c'ho l'occhio che mi piscia, l'occhio pisciato, come si dice. È stata una bella esperienza, come al solito, molto di più, direi, anzi un pochino un po' più bella, perché comunque con David è sempre uno spettacolo. Barca bellissima, è fantastica, molto molto bella. È stata dura, c'era un bel marettino, un bel oceano, abbastanza incazzato tutta la notte. Quindi 9 ore di navigazione da San Diego a Marina del Rey. Normalmente una barca così si potrebbe fare quasi in 5 ore, anzi sì, sicuramente 5 ore. Purtroppo 4 ore in più, perché la velocità, non potevamo andare più di 10 miglia, 11 miglia, no, 11 nodi nautici, perché con 92 piedi non puoi rischiare di sbattere troppo. Quindi devi prenderla con calma, ti siedi e va. Sono a pezzo, ho fatto la notte sveglio, stavo facendo delle esercitazioni e quindi continuavo a chiamare la radio, ma io ero a 42 miglia nautiche offshore, quindi fuori, e non so cosa mi continuavano a chiedere. Ho visto che c'erano un po' di cose in giro, mi sono passati due jet di notte sopra la testa, li ho sentiti, li ho visti, però 42 miglia nautiche, arrivavamo fuori tanto. E loro normalmente fanno queste cose, missioni, ora lo fanno molto più vicino alla costa. E poi non c'è nessun allarme, nessun niente alla radio, quindi io mi sono fatto i cavoli miei, io vado dritto. Quindi piano piano siamo usciti dalla zona un po' di esercitazione, quindi è stato interessante. Mi sa che a un punto c'era anche un sottomarino in giro, perché avevo a 3 miglia di distanza da me, avevo questo pallino enorme, quindi sul radar, e vedevo che si muoveva, ed era in fronte a me, poi è andato un po' sulla sinistra, lo continuavo a guardare, 3 miglia, è arrivato 2002.5 e poi di colpo, boom, scomparso. Quindi quando è così, perché comunque ha perso il segnale, potrebbe essere un sottomarino, ma sicuramente ce ne sono un sacco. È stato interessante, molto interessante. Non mi hanno bombardato, non c'erano raffiche di niente. Quindi. Ora sono da casa, mi faccio una bella dormita e ciao! Spero vi sia piaciuto il video. Volevo finire in questa maniera questo video per ringraziare tutti quanti voi. Avete veramente sorpassato ogni aspettativa, mia aspettativa, per quanto riguarda comunque commenti fantastici. Poi il video ha avuto più di 450 commenti, più di 1600 likes, più di 14.000 view in solamente 3 giorni. Grazie mille ancora, ragazzi, veramente. Non ho più parole, non so più cosa dire, non so più come esprimere la mia gratitudine per quanto sto facendo. Qui non si parla di soldi, è soltanto un grandissimo amore virtuale, ed è bellissimo vedere questa cosa, mi fa molto piacere, veramente mi piace tantissimo. Quindi purtroppo non ho risposto a 450 messaggi, perché non ho veramente il tempo, specialmente in questo momento dove sto facendo questa transizione tra due lavori, e sto comunque facendo un training al nuovo Dockmaster, e sto facendo un altro training dall'altra parte sulla barca, e preparando comunque la barca per la fine del mese,
e quindi non ho un grandissimo tempo, però veramente volevo ringraziare di persona, grazie ancora tantissimo di cuore, non so cosa dire perché comunque siete grandiosi. Spero vi sia piaciuto il video, lasciate un like, voglio bene, Walter Americano, noi ci vediamo domenica con un altro video, ciao!